Beh, devo dire che Amadeus ha optato per la strada della luce. Avrei, secondo me, utilizzato delle giacche che urlassero di meno. Urlavano proprio, le sentivo. Diletta Leotta, bella e bella ragazzi, l'ha detto anche lei, ce l'ha menata un po' su col torrone, questo non è in discussione, non ha azzeccato però un look, ragazzi, la tappezzeria del Quirinale, sto grande paracaduto che aveva attaccato al sedere, che non so che quanti metri di stoffa sprecata, il terzo aveva un bustier grosso così che le faceva un décolleté che sembrava che sotto avesse nascosto almeno due panettoni di Natale. Beh, Sabrina veramente strafiga, si è conservata benissimo. È venuta giù con questo abito un po' vecchio a Hollywood, décolleté a vista. Lei aspettava il momento per dire, ragazzi, sono passati anni, ma io sono perfetta ancora. E poi ancora più bella, secondo me, nel tailleur rosso. Questo rosso fuoco ha tirato fuori la vecchia croce dei tempi d'oro. Boys, boys, boys. Ha accannato il terzo look, un po' borgatara. Quando si è vestita di bianco col sandalo, col triplo plateau, quello... Quello lo dimentichiamo, facciamo conto che non l'abbiamo emesso. Ah, Laura Chimenti, devo dire che è una donna con una bella figura, molto misurata, elegante, quando è scesa dalla scalinata con questo abito black and white, un bel décolleté, il suo collier, devo dire promossa. Anche Emma, la sua collega, nonostante io personalmente non ami gli abiti con lo scollo all'americana, il suo abito un po' scintillante ha fatto la sua figura. Beh, Rula sicuramente si è aggiudicata il podio. Nonostante la sua aria un po' da professoressa, che a me ha un po' dato fastidio, però era dovuta forse al ruolo che lei aveva in quella serata, vestiva capi dell'Armani Privé, quindi una sicurezza. Capi di alta moda confezionati su di lei, un fitting pazzesco. Ragazzi, se solo ti calza a pennello l'abito, la metà del compito è già stata assolta. Tiziano Ferro, il tizianone mio, bellissimo, ma anche da maritato è sempre bello, in grande forma. I suoi smoking della prima sera e della seconda sera sono sempre molto belli. Cosa dire? Vabbè, io lo amo. Beh, devo dire che Amadeus ha optato per la strada della luce, dello scintillio, della me a tutti i costi. Devo dire che era ben impacchettato con questo domopack pronto per essere messo a bagnomarina, come diceva un mio amico, piuttosto che bagnomaria. Avrei, secondo me, utilizzato delle giacche che urlassero di meno. Urlavano proprio, le sentivo. Beh, Junior Kelly ha iniziato benissimo sul red carpet, sembrava quasi un principe russo con questo cappotto bianco, jeté. Poi, ieri sera, da guerriero di cosa però? Sta cintura in vita, un po' militare. Non era sbagliato il look, mi è piaciuto. Non so se era adatto alla serata. Elettra, ragazzi, erano le 10:30 e lei non aveva ancora cantato, io mi ero stufato perché ero andato in platea per vedere. Lei a un certo punto arriva come un bellissimo pastore bergamasco con la sua tutina un po' Copacabana. Oh, io l'ho amata, per lei sono disposto a chiudere tutti e due gli occhi. Elodie è corretta, è bella, ha un bellissimo portamento, ha delle gambe chilometriche, poi ha fatto anche un po' la modella, quindi ha un'attitudine un po' da figa, diciamolo. Ha scelto un abito dell'atelier di Versace, un abito di prêt-à-porter, vorrei sottolineare, che non le stava male, e già questo è una vittoria, come ho appena detto, però io me lo sono già dimenticato. Ah, Tosca, era un po' di tempo che non si vedeva. Levante ha scelto l'abito sbagliato per quel tipo di performance, anche perché si dimenava troppo e quindi questo crop top a un certo punto andava per i fatti suoi, iniziava a fare tutta una serie di grinze, non mi sembrava che si sposasse bene con la zeppona glitterata. Io ho qualche riserva su di lei, spero che si rifaccia questa sera, le voglio dare ancora una chance.
Giordana si prende troppo sul serio. Mamma, mi ha fatto una risata Giordana ogni tanto. Quel completo, questa giacca senza manica con le spallone. Non era male. Ma tu sei giù, diamoci una rinfrescata, la rispolverata. Quest'anno credo che la vera rivoluzione, nel senso proprio del termine, l'abbia fatta Achille Lauro, che devo dire ha lasciato tutti senza parole all'inizio, anche me. Bravo Lauro, bravo.